Bentrovati, anche oggi devo parlarvi di una situazione davvero molto allarmante che riguarda i proprietari di autoveicoli Citroen che sono stati prodotti tra il 2009 e il 2019 e che hanno all'interno il famoso airbag Takata della casa giapponese che ha prodotto appunto questi airbag. Ebbene, la Citroen ha mandato una comunicazione a tutti questi clienti possessori di queste autovetture come una grande azione di richiamo che mai si era vista prima d'ora in questi termini, in quanto c'è un avvertimento addirittura a sospendere la guida per pericolo di gravi lesioni o addirittura di morte. Cosa sta accadendo? Lo vediamo in questo video e ne parliamo immediatamente perché ci tengo ad allertare tutti i possessori di queste autovetture. Ebbene, si tratta di un airbag che è stato attestato essere altamente pericoloso. L'azienda giapponese che ha prodotto questi airbag è oggi fallita, è andata in bancarotta fraudolenta addirittura già nel 2017, è stata dichiarata appunto fallita con oltre 1.000 miliardi di yen per debiti, quindi pensate di cosa stiamo parlando. Ma questa casa giapponese appunto ha fornito questi airbag a tantissimi produttori di autovetture, tra cui appunto la Citroen, ma non è l'unica. Ebbene, è partita una campagna perché i primi incidenti si sono già verificati e materializzati nel 2008 negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti si sono subito attivati per le campagne di alert ai proprietari delle autovetture e quindi i primi sintomi di malfunzionamento. Il problema sostanzialmente dell'airbag è che può scoppiare e da questa esplosione possono uscire delle sostanze chimiche altamente nocive. Questo problema è perché l'airbag ha un alto deterioramento e quindi assolutamente nei casi anche addirittura di sbalzi di temperature come possono essere quelli in questo periodo estivo possono provocare un incidente, e quindi anche a seguito dell'incidente e lo scoppio dell'airbag può far uscire queste sostanze altamente nocive provocando gravi lesioni, addirittura la morte. Questo è accaduto davvero, nel senso che si sono verificati, ed è questo il problema per cui si è allertato tutto il mercato, ma soprattutto l'allerta arriva dalla Citroen proprio medesima, che invita immediatamente i possessori a presentarsi presso le auto officine chiedendo di fare il cambio del pezzo appunto di ricambio, del tutto gratuito. Però la procedura è abbastanza complicata, nel senso che naturalmente bisogna rivolgersi cliccando all'interno di un link. Arriva poi un coupon e poi bisogna appunto materializzare l'appuntamento presso l'autofficina. Quello che ci si domanda, ma anche nei commenti, negli articoli che ho letto in questi giorni del Sole 24 Ore, è partito anche da Milano Finanza, è come mai ci si è mossi con circa 10 anni di ritardo. E questa è la cosa forse più grave da capire e da comprendere: se gli Stati Uniti hanno avuto i primi casi già nel 2008, è per quale motivo solo adesso diventa di dominio pubblico questa notizia fondamentale? E quindi stiamo parlando veramente 2024 di una comunicazione talmente grave, anche mandata dalla casa madre Citroen francese, con tantissimo ritardo. Riguarda tra l'altro più di 600.000 vetture sparse naturalmente in vari stati europei, ma non solo, riferiti a quelle che sono state le compravendite di questo periodo. Per scoprirlo, per capire se c'è stato un atteggiamento di malafede da parte della Citroen, bisognerebbe fare una segnalazione, un'istruttoria vera e propria tramite una segnalazione anche alle autorità italiane, ad esempio dell'antitrust. Naturalmente su questo tema mandateci tutti i commenti, se ci sono degli interessi contattate il nostro studio nei soliti link e proveremo a valutare anche di intraprendere questa verifica presso le autorità di vigilanza. Ci aggiorniamo prestissimo.